Eh sì, perché è collegato con noi il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario, in diretta su Radio Radio. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Benvenuto in diretta. Allora, lei è il primo firmatario di una mozione che metterebbe, diciamo, che farebbe in modo che l'organizzazione della Maratona di Roma sarà messa a gara probabilmente a partire dal 2019, no? Intanto partiamo da questo, diciamo, da questo assunto, giusto? Questa è la notizia. La novità sarebbe questa è la notizia. Sì, la notizia è questa. Perché cerco di spiegarlo sinteticamente. Come probabilmente sapete, le norme della Federazione di Atletica prevedono che ogni città possa ospitare una maratona. Sì. E fino a quest'anno le domande per organizzare la maratona sono provenute soltanto sempre dall'attuale organizzatore, e quindi non c'è mai stato un problema di dover scegliere a chi affidare l'organizzazione. Poiché invece recentemente sono cominciate ad arrivare altre richieste di organizzazione di maratone e di ultramaratone, c'è stato appunto il problema di dover scegliere a chi affidare questa organizzazione, e quindi ci siamo confrontati anche questa settimana in un tavolo al quale hanno partecipato tra l'altro anche CONI, la Federazione di Atletica, la Federazione di Ciclismo e di Triathlon, sui grandi eventi riguardanti i grandi eventi su strada, perché sono sempre di più la notizia, insomma, è secondo me molto positiva, nel senso che Roma, invece che essere famosa solo perché ci sono cumuli di mondezza, perché non passano gli autobus, comincia ad essere vista anche a livello internazionale come un luogo dove ospitare, dove fare eventi sportivi, insomma. E quindi, ecco, per questo motivo nasce la necessità, ecco, del bando. Quindi ha spiegato il consigliere, ecco, Diario, perché si è arrivati a questo. Ilario, sì. No, intanto saluto il presidente e dico questo: c'è una reazione abbastanza forte, direi piccata. Noi siamo, in questi anni abbiamo sempre lavorato al fianco della Maratona di Roma e del presidente Enrico Castrucci, al quale personalmente mi lega anche un bellissimo rapporto personale, quindi mi farebbe piacere anche un suo intervento, perché qui stiamo parlando del più grande evento sportivo della capitale, forse d'Italia, presidente Diario? Sì, secondo me sì, perché senza dubbio credo sia il più grande evento di sport almeno praticato in Italia, perché tra maratona e stracittadina credo che arriviamo intorno ai 100.000 sportivi che non solo vanno, partecipanti attivi, e quindi non è che si riempie uno stadio di persone passive, no, sono persone, tutti partecipano a questo evento. E per quanto riguarda... No, però ho visto, scusi presidente, sì? le volevo riferire che non so se dallo studio possono leggere bene, diciamo, se la nostra redazione passa la reazione che c'è stata già dal presidente Castrucci, che ripeto mi farebbe piacere sentire. Che cosa ha detto Castrucci? Francesco? Castrucci dice questo, lancio d'agenzia ripreso a DN Kronos, dice: il dubbio che ci sia un attacco solo verso il nostro evento sorge spontaneo. Ci chiediamo perché soltanto la Maratona di Roma vorrebbe essere messa a bando. Ci sono centinaia di corse su strada tutto l'anno a Roma, gare di ciclismo, eventi sportivi e di ogni genere. Perché soltanto la Maratona di Roma verrebbe messa a bando? Allora, la risposta è semplice, perché la Maratona di Roma è l'unico evento che al momento ha questo problema, ovvero limitazione di spazi, come dire, nel senso che è difficile prevedere, no, di organizzare in una città 10 maratone, perché forse qualcuno sarebbe contento, chi partecipa, ma immaginiamo di dover bloccare per 10 giorni, chiudere le strade, deviare gli autobus, quindi al di là direttive che comunque provengono dalla federazione, che quindi autorizza un evento in ogni città, anche volendo derogare sarebbe comunque complicato. E mentre invece per le gare più piccole, ogni settimana a Roma ormai si corrono gare dai 5 ai 10.000 metri, e effettivamente comunque
è vero che probabilmente si potrebbe creare in futuro anche un problema di questo tipo. È appunto uno degli argomenti che è stato affrontato proprio in questo tavolo al quale accennavo prima, al quale hanno partecipato anche CONI nazionale, CONI regionale e le federazioni appunto di ciclismo, di triathlon e di atletica. Quindi effettivamente è un tema assolutamente concreto, insomma. Comunque la risposta è semplice, è quella: quando ci sono tante richieste per organizzare un evento, o ci si affida, ecco, chi primo arriva si aggiudica l'evento, potrebbe essere. In pratica la regola che vige con l'occupazione suolo pubblico è quella: io richiedo di occupare suolo pubblico per un determinato evento, diciamo maratona, e se il suolo è libero in quel momento mi aggiudico questo diritto. Sappiamo che ci sono altri limiti, non solo la scarsità del suolo, ma anche che si può utilizzare un solo evento ogni anno, e arrivano già oggi più richieste per organizzare quell'evento, il problema si pone. E quindi il bando è, secondo me, l'unica soluzione tecnicamente possibile, altrimenti potrebbe essere direttamente la federazione ad indicare l'organizzatore, non lo so, può darsi. Nel caso penso non ci sarebbe alcun problema per il comune dire: va bene, l'evento lo organizza il soggetto indicato dalla federazione, andrebbe benissimo, insomma. Però ecco, quindi voi fate per una questione di trasparenza e di dare opportunità anche ad altri. Però le dico questo: no, in realtà nemmeno. Sì, prego. In questi anni, per il lavoro svolto, no, l'equipe del presidente Enrico Castrucci si è dimostrata, diciamo, un'equipe valida, un gruppo di lavoro che ha fatto crescere negli anni la Maratona di Roma. È chiaro che io capisco la reazione di Castrucci, dice: ma come, io ci ho lavorato tutti questi anni, ho dato tutto me stesso, abbiamo dato tutto noi stessi, qui rischiamo che dal 2019 stiamo a casa. Si azzera tutto, e questo nuovo orientamento secondo me non tiene conto dei meriti di Castrucci e di tutte le maratone precedenti, che hanno dato a questa manifestazione un appeal tale da ingolosire magari altri che adesso vorrebbero organizzarla. No, io invece credo l'esatto opposto, ovvero, ecco, parliamo di Enrico Castrucci, che è colui che organizza probabilmente l'evento, uno degli eventi meglio organizzati in Italia, quindi naturalmente è anche il candidato favorito numero uno a partecipare al bando e ad aggiudicarselo. Quindi non capisco perché gara pubblica voglia dire cambio di organizzatore, perché non è così. Ripeto, è probabile che il principale favorito all'aggiudicazione del bando sia proprio Enrico, che tra l'altro appunto anche io conosco personalmente, insomma. Non mi dispiace, ecco, che la reazione sua sia stata questa, ma naturalmente non c'è assolutamente nulla che è stato fatto contro qualcuno, anzi, tra l'altro io sono uno di quelli già iscritti alla maratona del prossimo anno, quindi insomma davvero mi sorprende, anzi molto spesso sono stato accusato del contrario, come essere quasi l'amico di Enrico Castrucci. E quindi naturalmente io sono un amministratore locale e faccio il meglio per la città, quindi ecco, in questo caso io non vedo altra soluzione che non il bando, però se ne può parlare, infatti ne stiamo parlando. Ecco, trova un po' esagerate, ecco, le reazioni di Castrucci, quindi le cose che abbiamo letto, cioè non se l'aspettava come reazione o... No, me l'aspettavo come reazione, ma credo che sia, sinceramente, credo sia anche un po' una strategia comunicativa, nel senso, appunto, poiché ci siamo conosciuti, sono certo che lui non pensi certe cose che poi
ha scritto, quindi nell'ottica della strategia comunicativa lo accetto e lo capisco e lo perdono anche, se vogliamo metterla sul piano personale, che non è naturalmente mia intenzione fare, ma ecco, questo è. Ecco. Non so se anche Stefano Agresti, che peraltro è un runner, vuole aggiungere qualcosa, però io volevo capire ancora quali sono i margini. Allora, intanto questo è un emendamento, no? Che è il suo e quindi deve essere approvato, cioè deve essere l'approvazione del Consiglio Comunale, o sbaglio? Allora sì, questa è una mozione che sarà discussa in aula probabilmente la prossima settimana, sì, è una mozione, quindi è un atto di indirizzo verso la giunta. Poi seguirà una direttiva da parte dell'assessore agli uffici, poi saranno gli uffici a pubblicare il bando e una commissione aggiudicatrice di tecnici valuterà le offerte pervenute, quindi il percorso è questo. In realtà non ci sarebbe nemmeno bisogno di atti particolari, nel senso che il lavoro poi dietro che c'è amministrativo sulle richieste di autorizzazioni va avanti autonomamente, insomma, quindi di fatto questa è, ripeto, attualmente, a meno che non ci sia la federazione o CONI o chi che possa dire, o la IAF che dica il soggetto, l'unico soggetto al mondo titolato per poter organizzare questo evento è Tizio Caio, in quel caso naturalmente il bando diventa inutile e si seguono le indicazioni della FIDA, della IAF o di chi... Yes, sì, insomma. Ho capito. Agresti, è una curiosità. Senta, una cosa. No, curiosità. Quindi da quello che ho capito io, scusami Stefano. Allora, Ilario, prima poi andiamo da Stefano. No, perché volevo chiedere questo, cioè ad oggi, no, il Comune di Roma, oltre che ad assegnare, come si dice, ad personam questa maratona di Roma, non è andato al di là di questo, cioè non ha investito questo, cioè ad oggi, no, il Comune di Roma, oltre che ad assegnare come si dice ad personam questa maratona di Roma, non è andato al di là di questo, cioè non ha investito, mentre presumo che con un bando il Comune voglia mettere un investimento del Comune, o non è così? Ma con un bando assolutamente sì, ci sarebbe la possibilità per il Comune di finanziare l'investimento, l'evento, di valorizzarlo. Certo, effettivamente in questo momento i contributi pubblici che provengono dal Comune di Roma vengono dati tutti con bando, appunto, quindi la Maratona di Roma non è finanziata, sono stati finanziati tantissime altre gare podistiche, eventi di qualsiasi altra disciplina sportiva tramite proprio un bando pubblicato quest'anno e che è stato riproposto anche per l'anno prossimo. E poi ci sono le iniziative, ecco, in questo caso il Comune è passivo, quindi c'è un soggetto che chiede l'autorizzazione ad occupare delle strade e il Comune rilascia l'autorizzazione. Nel momento in cui invece il Comune parte propositiva e dice voglio organizzare io questo evento, naturalmente può anche appunto finanziare l'evento, mentre oggi questo non è possibile. Quindi io vedo soltanto aspetti positivi per la città in questa, ecco, notizia, che sostanzialmente ci sono tanti soggetti che guardano alla città di Roma come un posto bellissimo dove organizzare un evento internazionale. Ecco, oggi siamo arrivati per meriti di Enrico a la maratona più partecipata d'Italia, con mi sembra 16.000 partecipanti, senza alcun sostegno finanziario. Nulla vieta che domani chi si aggiudicherà il bando, che potrebbe essere la stessa persona, possa organizzare un evento con 30.000, 40.000 partecipanti, quindi la Maratona di Roma arrivare ai livelli di New York, di Boston, di Londra, insomma di tutti degli eventi, delle maratone internazionali che sono poi quelle ai massimi livelli. Agresti, Stefano? No, ma a me francamente stupisce perché mi sembra che
si vada a mettere in discussione una delle manifestazioni, non so se la migliore manifestazione che c'è a Roma dal punto di vista organizzativo, ma certamente una delle migliori. E come dire, con tante cose che non funzionano, mi sembra che si vada a toccare una di quelle che funzionano, anche perché poi bisogna anche capire in base a quali criteri verrà fatto il bando, perché il rischio è che poi non abbiamo una organizzazione adeguata, non soltanto, ma poi c'è tutta una, anche una fidelizzazione tra le migliaia e migliaia di partecipanti che arrivano da tutti i paesi del mondo, che hanno come referenti gli attuali organizzatori. A me sembra una, non lo so, davvero, io, visto che poi di maratone ce ne sono tanti, ma non tutte sono organizzate in modo adeguato, quella di Roma è uno degli eventi che muove più partecipanti in Italia, non so quanti siano le manifestazioni sportive che muovono un così grande numero di partecipanti, non mi pare che ci siano mai stati problemi, per cui francamente a me davvero, io penso che si debba principalmente mettere mano a quello che non funziona, non a quello che funziona, però magari mi sbaglio. Consigliere Dario, cioè questo aspetto non lo avete considerato, la possibilità di un cambio che magari però potrebbe non dare le stesse, certo, garanzie organizzative? Allora sì, ripeto, innanzitutto la gara non vuol dire necessariamente un cambio, la gara vuol dire che il miglior soggetto possibile, se la gara è fatta bene, si aggiudicherà l'organizzazione, quindi poi si può eventualmente, ecco, questi dubbi forse riguardano la capacità del comune di organizzare bandi di gara fatti bene, non so, naturalmente, visto che effettivamente di bandi ne abbiamo fatti poco o niente, potrebbe esserci questo dubbio, ma sai, non è certo una giustificazione, no, per dire ok, continuiamo a non fare più bandi di gara e fare affidamenti diretti. Tra l'altro non vale solo per gli eventi sportivi, vale un po' in generale per tutto, anche per, ecco, le concessioni degli impianti sportivi, che sono tutte tramite affidamento diretto quasi, comunque durano decenni, e insomma secondo me un guardarsi sul mercato con delle gare, ecco, fatte bene, può solamente portare vantaggi. E tra l'altro ci sono stati tantissimi primi eventi quest'anno che si sono svolti a Roma, che sono stati un grandissimo successo. Mi viene in mente la DJ Ten della settimana scorsa, prima edizione, mi sembra abbiano partecipato 9.000 runner, quindi insomma non è detto che si cambi, tutt'altro, e in ogni caso se si dovesse cambiare sarà certamente in meglio e non in peggio, anche perché, ecco, parliamo della città di Roma, quindi il successo dell'evento è dato dall'organizzazione o è dato dalla città? Anche questo è una domanda alla quale, ecco, io personalmente non so rispondere, però è effettivamente dato anche dall'organizzazione, sicuramente, perché a Roma ci sono certamente non organizzate bene, insomma, sì, sì. Non basta la città, no, credo. Per esempio, mi dico, in altre città italiane ci sono, in altre belle città italiane o bellissime città italiane ci sono maratoni organizzate in modo pessimo, mi dicono, ad esempio. Come no, assolutamente, sì, ma infatti io ho partecipato a molte maratone organizzate non proprio perfettamente, come no, sì, tra l'altro io sono un appassionato, sono un utente del mondo del running, e quindi l'ho già detto nel mio comunicato e lo confermo: la maratona di Roma è tra le maratone italiane sicuramente quella meglio organizzata di tutte, non ce ne sono altre. Presidente, scusi, non avete, scusami Stefano, non avete la paura, insomma, di qualche azione legale, essendo comunque il marchio Maratona di Roma un marchio ormai registrato? Ma no, perché il nome poi da dare eventualmente insomma, se si chiama Maratona di Roma o corsa, non so, un qualsiasi altro nome, penso che sia secondario, sarà sempre la maratona corsa nella città con il Colosseo, insomma sono queste poi le cose importanti. La questione sinceramente della registrazione del marchio non la conosco dal punto di vista legale, e certo so che alcuni marchi si possono registrare ed altri no, nel senso che non posso andare a registrare il marchio
Commissione Sport, perché oggi sono il presidente della Commissione Sport, e quindi detenere a vita il marchio della Commissione Sport di Roma Capitale. Quindi probabilmente, ecco, poi bisognerà eventualmente valutare anche questo tipo di aspetti, ma è tutto secondario. Al momento parliamo soltanto, ecco, quello che ho detto all'inizio, tutto è nato dal tante richieste per organizzare un evento che purtroppo è uno. Come facciamo a scegliere Tizio o Caio? Quindi questa è la domanda, insomma. Ecco, Presidente Diario, soltanto una cosa, intanto noi stiamo cercando, ma ormai la trasmissione è quasi terminata, spero di poterci parlare e poter sentire anche le ragioni del presidente Castrucci. Mi dispiace molto che Rigo non stia rispondendo, perché sa bene che lei è in diretta, ma comunque si vede che questa è una cosa che lo sta afferendo in maniera molto particolare, quindi mi dispiace molto. Così come, ma lascio a lei, giustamente, siccome ci ha chiamato mentre lei è in onda, quindi diciamo, sì, per correttezza io la devo avvisare, se lei accetta, altrimenti la salutiamo e poi facciamo intervenire Silvio Di Francia, già assessore al Comune di Roma, eccetera. Sì. Quindi se lei accetta, diciamo, che Di Francia possa intervenire, altrimenti per correttezza la salutiamo. No, assolutamente. Ecco. Perfetto, allora Silvio Di Francia è in collegamento con noi. Ciao, Silvio. Buonasera a tutti, saluto, buonasera, ciao Ilario, buonasera, ciao agli ospiti, Franco, buonasera, Melli e anche ciao, Ilario. No, io soltanto adesso chiamo per una cosa, io ho una piccola, insomma, diciamo, adesso carica del tutto, insomma, diciamo, onorifica, volontaria, di presidente del comitato regionale della lotta pesi judo karate arti marziali, e però la maratona di Roma, anche nella veste precedente, l'ho vista crescere. Devo dire che la maratona di Roma non è stata una cosa assegnata dal Comune di Roma, è una cosa che esisteva, sulla quale l'amministrazione, a volte con intensità, a volte con meno intensità, ha deciso, insomma, di valorizzare, a volte addirittura senza neanche dargli nessuna risorsa. Cioè, il sindaco andava, cercava di fare pubblicità come poteva. E dunque è davvero merito loro se una maratona tra le tante è cresciuta negli anni, anche grazie alla bellezza di Roma, ma alle loro capacità. Dunque, quella cosa che diceva Gresti, che la storicità, o diceva forse Franco Melli, è qualcosa che si sta perdendo non soltanto però nella maratona. Guardate che, insomma, a Roma stanno succedendo delle cose, questa ideologia che tutto deve essere messo a gara come una sorta di livellatrice. Nel mondo dello sport il fatto che si esiste da molti anni è un grandissimo valore, cioè lo si dice, la società fondata nel 1900 o nel 1927 addirittura diventa vanto persino per quelli che sono nati molto dopo. Io vi do soltanto una piccola notizia: a giorni l'amministrazione chiede di ridare indietro locali alla storica società Borgo Frati. Cioè, questi qui che hanno questa società che, insomma, che vive lì, insomma, diciamo, nella zona Prati, fa lotta, insomma, uno sport piccolo, residuale, di nicchia, che certamente non dà reddito, questi qui dovranno restituire quei locali, insomma, cioè, tra l'altro una sorta di ex scantinato, insomma, dove si pratica la lotta fin dal 1928. Ecco, allora loro dicono, insomma, tutti questi anni senza neanche una gara, ma in realtà noi tuteliamo le botteghe storiche e dobbiamo tutelare quello che esiste anche grazie al merito delle persone. Anche l'idea di dire lo decide la FIGAL, la FIGAL può decidere se appoggiare o non appoggiare, però io davvero questa idea che tutto diventa come i lavori pubblici si vede, è una sorta di cultura del sospetto, insomma, diciamolo un po' francamente. E credo, sentiamo che il presidente Diario come ti risponde. Scusami, sì, Silvio, perché siamo veramente in chiusura. Sì. No, non ti preoccupare, però sei stato molto chiaro. No, per quanto riguarda la necessità di andare a gara, in realtà non è una nostra, oltre a essere sì magari una nostra fissazione, ma in realtà è appunto il quanto. No, io su altre cose sono d'accordo che si vada a gare pubbliche e trasparenti, ma non necessariamente si deve distruggere quello che si è fatto negli anni. No, ma su questo sono pienamente d'accordo, e ripeto, il bando sarà certamente
fatto bene e valorizzerà proprio l'esperienza, lo staff presente all'interno della struttura dei vari soggetti partecipanti e quindi lo ripeto. Beh, ancora allora, speriamo che non sia come i bandi per le società sportive che sono nei quartieri, perché lì invece si dice che la storicità non ha valore, per cui uno che fa karate da tanti anni lo buttano fuori e magari al posto di quello ci va una che fa danza, e quelli che facevano karate non è che si mettono a fare danza. Ecco, questo sta succedendo in tutto lo sport romano, lei lo sa, tant'è vero che quasi nessuna società partecipò alla famosa notte bianca degli impianti sportivi, perché erano tutti quanti in allarme. Cioè, sì, ma io questo dico, però vuol dire allora in modo di dialogo. Sì, sì, infatti, ma questi sono argomenti che trattiamo tutti i giorni. Sì, assolutamente. Lo so, però poi non si arriva mai ad un. Io dico adesso. No, dobbiamo decidere. Lei è più giovane. Decidere semplicemente se quello che dice Cantone. Di non fare come i ragazzini che smontano i giocattoli e poi non sanno come rimontarli. Il rischio c'è davvero, anche con le migliori intenzioni, dunque lo voglio dire senza nessun astio di parte, questo rischio collega, io non sono più, non ho cariche pubbliche, però questo rischio esiste e dunque io direi di andarci cauti da questo punto di vista, non perché non si debbano smontare le rendite di posizione, quelle che hanno creato elementi sbagliati, ma perché smontare i giocattoli e non sapere rimontare ci vuole un attimo. Un impianto che viene chiuso, mentre poi chissà quanto tempo ci vuole per fare determinate cose, è un impianto che va in malora. Così una maratona, se fa flop un anno, ricostruire e riportarla a quei livelli ci vogliono altri 10 anni. Questo è il timore che abbiamo un po' tutti noi. Ne sono perfettamente, sì, assolutamente consapevole anche io, insomma, assolutamente. Però ecco, a differenza del collega, sono fiducioso nella capacità degli uffici a disegnare dei bandi che sappiano premiare, al contrario, la competenza dei soggetti e anzi magari stimolarli a proporre nuove iniziative. Ad esempio, ecco, gli internazionali di tennis ci sono sempre stati, però è solo nell'ultimo anno che si sono realizzati dei campi in periferia su investimento della Federazione Italiana Tennis, e ha permesso nelle 2 settimane degli internazionali di giocare a tanti ragazzi che appunto si trovano in periferia, e quest'anno sarà raddoppiato il numero di campi previsti. Oppure il Palio di Siena c'è sempre stato, sempre ci sarà. Bene. Per la prima volta la Federazione Italiana Sport Equestri ha realizzato un investimento su Villa Borghese. Infatti non so se ci siete passati, adesso Piazza di Siena, c'è un bellissimo prato erboso come io in vita mia non avevo mai visto, quindi non so. Quindi l'idea è questa: grandi eventi sportivi come Volano per la città, e insomma, guardiamo con molta speranza il futuro. Grazie. Sì, sicuramente. Grazie ad Angelo Diario, molto presto. Presidente grazie. Della Commissione Sport, grazie Angelo. Grazie di cuore. E grazie a Silvio Di Francia. Grazie, grazie Silvio. Grazie a voi, scusatemi per l'io. Grazie a tutti e due. Grazie a entrambi.